Nel film che vedremo ci siamo proposti di richiamare l'attenzione di chiunque operi all'interno di un'azienda zootecnica sui pericoli presenti in questo ambiente di lavoro. Esamineremo assieme i rischi più frequenti, i danni che possono derivarne e i dispositivi di protezione individuale da impiegare. Parleremo poi delle misure di prevenzione e protezione da attuare. La giornata dell'allevatore comincia molto presto. Visto che spesso l'azienda è a conduzione familiare, la colazione del mattino può essere l'occasione per organizzare la giornata. Lavorare in sicurezza vuol dire anche ridurre i rischi cui sono esposti i componenti della propria famiglia. Un primo giro di controllo è naturalmente dedicato alla stalla, ai nuovi nati, alle bovine prossime al parto o alla fecondazione, agli animali bisognosi di cure. È necessario poi provvedere ai vari adempimenti richiesti da un'attività complessa e articolata come quella di un'azienda agricola. È quindi l'ora della prima mungitura. Alcuni dei rischi qui presenti sono di natura biologica, ma di questo parleremo in seguito. Vediamo ora quelli che possono comportare danni fisici. Quando si lavora fra il bestiame in movimento, sarebbe buona norma indossare sempre le opportune calzature antinfortunio, sia per evitare il rischio di cadute che di schiacciamento dei piedi. Danni ben più gravi possono essere provocati dallo scivolamento degli animali. È bene quindi prevedere una pavimentazione antisdrucciolo e un cordolo di protezione. Disponendo di una razionale sala di mungitura, si può evitare che gli addetti lavorino in posizioni disagiate. Tuttavia, dato che un impianto può essere operativo anche 6 ore al giorno, il microclima particolarmente umido, la lunga permanenza in piedi e un'illuminazione insufficiente possono risultare col tempo dannosi alla salute. Anche un'esposizione al rumore così prolungata può causare danni all'udito ed è perciò necessario che i compressori siano posizionati all'esterno o in altro locale, oppure isolati acusticamente. Con la prima fornitura di latte, le nostre protagoniste si sono ben guadagnate la colazione. E a proposito, dato che le aziende zootecniche producono direttamente buona parte del foraggio necessario al proprio bestiame, vediamo in breve come questo avviene. In un'azienda, la più essenziale delle macchine è naturalmente il trattore ed è quindi fondamentale conoscere i rischi che comporta. I principali sono dovuti al ribaltamento, al rumore, alle vibrazioni e, particolarmente nella stagione calda, alla polvere e al calore. Gli infortuni che si registrano nell'uso di questo mezzo, anche se tendono a diminuire, sono ancora molto numerosi e spesso gravi o mortali. Non riteniamo quindi superfluo raccomandare di usarlo con cautela. Per limitare i danni in caso di ribaltamento, il trattore, se non è cabinato, deve essere munito di un telaio di protezione che non va mai rimosso dalla macchina. Rumore, vibrazioni e polvere possono causare danni non immediati, ma che si rendono evidenti con l'andare del tempo. Non li sottovalutate. Le altre macchine impiegate nella lavorazione dei campi comportano rischi dovuti alle parti pericolose e agli organi in movimento privi di protezioni. Ma il pericolo forse maggiore è rappresentato dall'albero cardanico. Il rischio è quello di impigliamento e trascinamento negli organi rotanti, per cui è necessario dotare sempre l'albero dell'opportuna protezione, che deve essere correttamente montata e comunque, prima di avvicinarsi, bisogna disinserire la presa di potenza. Ad ogni buon conto, non si deve mai lavorare indossando abiti e oggetti che possono rimanere impigliati nella meccanica in movimento.
Durante le operazioni di irrigazione si presentano quei rischi dovuti allo spostamento dei mezzi, alle loro manovre e al terreno fangoso e scivoloso che possono dar luogo ad infortuni. Vi è inoltre il rischio legato al lavoro manuale, svolto spesso in condizioni disagiate, che a lungo andare può danneggiare l'apparato muscolo-scheletrico. Per fertilizzare il terreno vengono impiegati anche concimi di natura organica. Torniamo quindi verso la stalla per seguirne il prelevamento. Notiamo per prima cosa che le vasche di raccolta sono protette da una recinzione, indispensabile misura di sicurezza non solo per l'incolumità del personale, ma anche e soprattutto per quella dei bambini e di occasionali visitatori. Si incontra qui un rischio biologico. Vi è la possibilità di contrarre malattie fra cui il tetano, la leptospirosi, la echinococcosi e varie parassitosi che arrecano danni a volte gravissimi. È indispensabile proteggere bene eventuali ferite e in generale rispettare elementari norme di igiene personale. Fondamentale importanza rivestono i controlli veterinari, le vaccinazioni e l'igiene degli animali. Quando viene utilizzato un fertilizzante chimico, vi sono rischi di inalazione e contatto con il preparato. È perciò opportuno proteggere il viso e la pelle e calzare dei guanti. I terreni e le colture possono essere sottoposti a trattamenti con fitofarmaci o fitosanitari. Vogliamo ricordare che per l'acquisto e l'uso dei prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi è indispensabile essere in possesso dell'apposito patentino. Il trasporto non deve mai essere promiscuo per evitare qualunque contatto tra fitofarmaci e alimenti per uso umano o animale. Inoltre i contenitori devono essere correttamente sistemati e lontani dal conducente. Per la conservazione deve essere adibito un apposito magazzino con accesso consentito solo alle persone autorizzate. Questo ambiente deve essere adeguatamente ventilato e fornito di una griglia sul pavimento per la raccolta di eventuali fuoriuscite dei prodotti. Nelle aziende di ridotte dimensioni può essere sufficiente un semplice armadietto, purché sempre chiuso a chiave. L'alto grado di tossicità e di infiammabilità di alcuni fitofarmaci comporta rischi di contatto, di inalazione e di incendio, con possibilità di intossicazioni acute, avvelenamenti, ustioni, danni oculari, irritazioni cutanee dell'apparato respiratorio, anche molto gravi. Durante il dosaggio e la miscelazione tenete sempre presente che le sostanze sono molto concentrate, per cui la loro manipolazione è altamente rischiosa. Sarebbe indispensabile quindi adottare tutte le protezioni necessarie e in particolare guanti per prodotti chimici. Prima di utilizzare un fitofarmaco, non trascurate mai di leggere quanto è indicato sull'etichetta e sulla scheda tecnica. Poiché la pelle assorbe facilmente la maggior parte delle sostanze chimiche, durante i trattamenti non mancate di proteggerla ed indossare la mascherina con gli idonei filtri. Il trattamento non va mai eseguito contro vento e comunque con vento sostenuto o con temperature troppo elevate. Anche esposizioni relativamente brevi, ma ripetute nel tempo, possono essere dannose. Raccomandiamo quindi di non sottovalutarne i rischi solo perché gli eventuali danni non sono immediatamente visibili. È il momento di raccogliere il frutto di tanto lavoro. Falciatura. Per procurare foraggio fresco al bestiame e per le necessarie scorte. Mietitura e trebbiatura. Anche qui i rischi derivano soprattutto dagli organi in movimento delle macchine, che devono quindi essere adeguatamente protetti.
Se vengono utilizzati mezzi non cabinati, vi sono anche rischi dovuti, oltre che al rumore, al contatto e all'inalazione di particelle vegetali che possono dar luogo a eritemi e reazioni allergiche. La rotopressa imballatrice, che ha rivoluzionato l'antica tecnica della fienagione, deve essere utilizzata con la massima prudenza. Purtroppo non sempre è così. E sono noti casi di infortuni, anche mortali, a lavoratori che hanno sottovalutato la pericolosità di questa macchina. La fretta eccessiva è una cattiva consigliera. Prima di qualunque intervento, spegnete il motore disattivando la presa di potenza. Durante le operazioni di immagazzinamento vi sono rischi dovuti sia agli spostamenti delle macchine sia all'eventuale instabilità di materiali non correttamente accatastati. Ricordate che è sempre pericoloso sostare o transitare sotto carichi sospesi. Il trasporto e l'immagazzinamento della granella, oltre ai rischi collegati alle macchine, comportano quelli del contatto e dell'inalazione di polveri vegetali allergizzanti, di cui si è già parlato. Bisogna anche guardarsi dai rischi dovuti alle apparecchiature elettriche che alimentano i silos e che possono causare folgorazione. L'alto rischio di incendio presente nei magazzini impone l'assoluto divieto di fumare e di usare fiamme libere. E l'immancabile presenza di parassiti e roditori sconsiglia di lavorare in questi ambienti a mani nude. Per la foraggiatura del bestiame è molto diffuso l'impiego del carro miscelatore, che qui vediamo nel giro di rifornimento prima di dirigersi alla stalla. Si tratta di una macchina che possiede vari organi di estrema pericolosità, dalla coclea al rullo a coltelli. Tutti i componenti che devono essere muniti delle necessarie protezioni. Il minaccioso rullo anteriore, per esempio, può rimanere scoperto solo durante il prelevamento dei prodotti da miscelare. La segnaletica applicata sul carro, come sulle altre macchine, deve essere sempre pulita e ben leggibile. Riprendiamo ora il discorso relativo ai rischi di natura biologica e in particolare a quelli dovuti al contatto con il bestiame che può causare le zoonosi, cioè quelle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo. Queste possono provocare danni permanenti al fegato, ai polmoni, all'intestino, al sistema nervoso centrale o, come la brucellosi, all'apparato riproduttivo. Il contagio è facilitato da ferite ed escoriazioni, che vanno quindi ben protette, ma può avvenire anche attraverso la pelle o, più banalmente, per ingestione. Vi ricordiamo che il pericolo può essere veicolato da altri frequentatori dell'azienda agricola, come gli stessi animali da cortile o quelli randaggi o selvatici, e anche dal latte e dai suoi derivati. Per prevenire o ridurre i rischi di danni fisici, nelle stalle devono essere previsti alcuni accorgimenti, come le vie di fuga ricavate nelle recinzioni o come le griglie autocatturanti. Rischi di natura chimica sono dovuti ai prodotti utilizzati per la disinfezione dei capezzoli, per medicazioni varie e per la pulizia dei locali e degli impianti. Si tratta di pochi prodotti, ma relativamente concentrati e di impiego quotidiano. È bene informare il personale addetto circa le modalità d'uso, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale da adottare. I farmaci veterinari devono essere custoditi in un armadio chiuso a chiave, con accesso consentito solo al veterinario dell'azienda ed eventualmente ad altri addetti espressamente autorizzati. In molti casi la struttura della stalla viene progettata e realizzata per sfruttare la ventilazione naturale. Sia adottando questa che altre soluzioni, per esempio impiegando dei ventilatori, deve essere garantita una buona aerazione.
Come per le altre strutture dell'azienda, deve essere realizzato un idoneo impianto contro le scariche atmosferiche e il suo stato di efficienza deve essere periodicamente accertato. Tutto l'impianto elettrico di un'azienda dovrebbe essere certificato secondo le norme CEI. Viste le attuali disposizioni in materia, è del tutto sconsigliabile improvvisarsi elettroimpiantisti. Ricordate sempre che terreni fangosi e pavimenti bagnati favoriscono il passaggio della corrente attraverso il corpo umano, aumentando notevolmente la soglia del rischio di folgorazione. Molte denunce di infortunio riguardano diversi lavori che possiamo definire accessori. Spesso, per esempio, vi è un locale adibito ad officina per provvedere alle esigenze quotidiane. Raccomandiamo in particolare di proteggere la pelle, evitando il più possibile contatti con oli e carburanti, perché contengono composti cancerogeni. Non sottovalutate mai, come purtroppo accade di frequente, i notevoli rischi che comporta la saldatura. A cominciare dagli occhi, quando si salda, bisogna impiegare tutte le protezioni del caso. Una casistica di infortuni più vasta di quanto si pensi riguarda le superfici di lavoro e di transito, le scale, le passerelle e così via. Per ridurre i rischi di cadute e i danni conseguenti, oltre che usare abitualmente le idonee calzature, sarebbe opportuno rendere antisdrucciolo tutte le pavimentazioni. Ci sembra ora utile richiamare l'attenzione su alcune delle misure di prevenzione e protezione, in parte già citate, che devono trovare attuazione. Tutti gli addetti devono ricevere l'adeguata informazione circa i rischi presenti nel lavoro e la formazione necessaria allo svolgimento delle rispettive mansioni. Tutte le parti pericolose delle macchine devono essere munite delle protezioni previste. Per i lavori rumorosi, il datore di lavoro, considerate le varie mansioni, deve scegliere le attrezzature meno rumorose possibile. Se l'esposizione al rumore è pari o superiore a 85 decibel, devono essere utilizzati dispositivi di protezione acustica. Per valori oltre gli 85 decibel si deve attivare la sorveglianza sanitaria. Devono essere eseguite periodiche manutenzioni delle macchine, delle attrezzature e degli impianti. Lo spostamento manuale dei carichi deve essere ridotto al minimo indispensabile. Le apparecchiature elettriche devono essere collegate ad una linea di terra opportunamente segnalata, mentre i quadri devono essere chiusi a chiave e accessibili solo al personale autorizzato. Infine, contro il pericolo di incendio, devono essere attuate le idonee misure di prevenzione e predisposte le adeguate attrezzature al cui uso deve essere addestrato il personale addetto. Quando il lavoro viene svolto utilizzando determinati fitofarmaci, prodotti di natura organica, macchine molto rumorose e quando vi è il rischio di contrarre malattie professionali, si rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria, con visite preventive periodiche da parte del medico competente. In un'azienda devono essere disponibili un pacchetto o una cassetta di pronto soccorso ed è importante, considerando anche la distanza che a volte separa l'azienda agricola da un centro opportunamente attrezzato, che almeno uno degli addetti venga addestrato alle pratiche di primo soccorso. Bisogna ricordare che per l'agricoltore è obbligatoria la vaccinazione antitetanica. È senz'altro opportuno che i numeri telefonici utili in caso d'emergenza siano sempre bene in vista. Concludiamo questa ricognizione nell'ambito della sicurezza e della salute dei lavoratori che operano nel settore zootecnico, rimandando per ragioni di spazio i necessari approfondimenti ad altra occasione. Il proposito è stato quello di dare informazioni di carattere generale e suggerimenti utili per la vostra sicurezza.
Abbiate buona cura della vostra salute.